Che avete sentito, eseguito dal maestro Lucio Tunis, è il Carnevale di Paganini, un brano che il maestro Tunis ha eseguito in molti concerti, ma che è stato giudicato anche dall'Accademia di Musica Chiucchioni di Termoli, una delle storiche accademie che parlano non soltanto il linguaggio della fisarmonica ma della musica intera, come un reperto da immortalare, perché Tunis è stato insignito del premio alla carriera come uno dei maggiori fisarmonicisti italiani. Una bella soddisfazione. Una bellissima soddisfazione, grazie Antonello. E questo mi gratifica moltissimo, per questo riconoscimento che mi è stato dato anche dalla concerti live eventi, che mi ha dichiarato 3 milioni al mondo. Questo veramente mi dà molto onore. Non so se sia così, però ripeto, mi gratifica moltissimo. Lucio Tunis, una vita per la musica. Nella tua carriera sono passati gli anni spensierati della gioventù del 1960-70, con i gruppi che hanno fatto storia in tutta la Sardegna e non solo, ma poi anche e soprattutto una carriera dedicata all'insegnamento della musica. Sì, questo è vero, soprattutto negli anni 68, sai, il periodo un po' così aureo, soprattutto quando c'erano questi gruppi musicali che si affacciavano nel panorama della musica regionale e talvolta anche nazionale, che so, come i Collage, che sono usciti anche a vincere a Sanremo, no? E io sono partito un po' dalla gavetta, poi ho seguito gli studi musicali e piano piano ho cercato di fare una formazione musicale, e approdando anche all'insegnamento della musica sia nelle scuole inferiori di primo grado che nelle scuole di secondo grado. E ho formato anche un coro di 250 elementi, dove si sono esibiti spesso e volentieri, dato il numero estremamente elevato degli alunni, all'anfiteatro di Marina Piccola, affiancandoli, facendo, che so, musica a confronto con personaggi che hanno consegnato alla storia pagine della canzone italiana, che so, da Don Bacchi, Toni Dallara, Rosanna Fratello, Vilma Goici, questi personaggi, proprio per far sì che anche loro venissero a conoscenza di quello che era un po' la musica, fra virgolette, del passato, però sempre attuale, perché se noi ascoltiamo e vediamo nei karaoke certi brani, ci ritroviamo sognando la California, Azzurro, La prima cosa bella. Ecco, sono quei brani che hanno caratterizzato appunto la storia della canzone italiana. Cos'è la musica per te, Lucio? Antonello, la musica per me è un qualcosa che ti eleva lo spirito e che ti fa riflettere, che ti dà forse anche nei momenti, ma non forse, soprattutto anche nei momenti di estrema debolezza, perché siamo esseri umani, quindi anche noi abbiamo i nostri stati d'animo, ti dà quella rinascita, quella ricrescita interiore, e insomma ti eleva lo spirito, la musica ti arricchisce. Ti chiamano tutti maestro, ma nella tua carriera hai avuto soddisfazioni come maestro? Per me maestro è una parola molto impegnativa, non credo neanche di meritarmelo. Io sono, innanzitutto, sono Lucio Tunis, sono uno che ama la musica, uno che ha cercato di insegnare la musica ai suoi ragazzi, e ho avuto, con falsa modestia, senza eccesso di zelo, ho avuto delle grandissime soddisfazioni, perché certi miei alunni sono arrivati, quelli che hanno scelto un indirizzo musicale, hanno raggiunto degli obiettivi veramente invidiabili.